A poco più di 2 mesi dalla scadenza del contratto con la Progetto Sport, dopo una serie di contrattempi per la regolare gestione, ancora uno stop alle attività delle storiche piscine Le Naiadi a Pescara. Questa volta il problema pare essere molto serio e di non facile soluzione. Sarebbe andato in tilt un trasformatore da 20.000 volt che ha di fatto causato un blackout su tutto il sistema elettrico, compreso l'impianto di riscaldamento di 2 piscine. A questo punto i lavoratori hanno organizzato un picchetto fuori, sono 65 tra dipendenti e collaboratori, e si sono ritrovati stamani davanti alla struttura per manifestare tutto il loro disappunto per una situazione drammatica che va avanti da mesi. Si rivolgono alla regione in vista dell'affidamento ad una nuova società. Non mancano i disagi anche per gli utenti, sono circa 5.000 gli iscritti con 1.500 ingressi al giorno, e lunedì ci sarà una grande manifestazione sotto la regione con i dipendenti che chiamano a raccolta tutta la città di Pescara, perché le Naiadi sono l'emblema di un'intera comunità e non si sa per quanto tempo resteranno chiuse. Guido Cupido, CGL Pescara. Sì, il problema vero è proprio questo. Noi siamo profondamente rammaricati e amareggiati. I lavoratori oggi riuniti in assemblea abbiamo provato a condividere quello che è successo nelle ultime ore e il tentativo anche dei tecnici, manutentori, di provare a tenere aperto questo impianto. Il problema vero è che è un problema, quello della manutenzione di questo impianto, è un problema storico che si trascina ormai da tempo, dove chi doveva intervenire non lo ha fatto, in qualche modo spostando e traslando avanti nel tempo il problema, fino ad arrivare praticamente a epiloghi di questo tipo. La realtà è che i lavoratori sono profondamente indignati, molti di loro non percepiscono retribuzioni ormai da mesi, ma nonostante questo, in accordo con le parti in causa che sono la regione, ma soprattutto praticamente chi oggi gestisce questo impianto, abbiamo provato a condividere un percorso che era quello di tenere aperto l'impianto, nonostante il sacrificio che è stato chiesto ai lavoratori. La realtà è che oggi ci troviamo invece a dei cancelli chiusi. Ci stiamo organizzando perché va data una risposta e la cittadinanza tutta deve sapere praticamente di chi è la responsabilità, non certo di questi lavoratori che oggi continuano ad essere presenti qui a presidiare e a parlare con i cittadini che vengono per spiegarle la situazione di questo centro.